Bentrovati in questo nuovo video, finalmente siamo qui per gara 2. Lo so che forse l'avete atteso un po', speravate che uscisse prima dell'altro video, invece no. Ho impiegato qualche giorno in più per montarlo. C'è una nuova sigla, finalmente, e ringrazio Charlie Games che mi ha fatto la sigla, devo dire, l'ha fatta praticamente lui, ho semplicemente scelto le immagini. Vi lascio sotto in descrizione, il suo canale. Se volete andare a dare un'occhiata, andate pure. Veniamo a noi. Il video partirà subito dopo la sigla e buona visione. Curva 6, staccatona, le vetture si sfiorano con Azzori che prova l'attacco all'esterno nei confronti del pilota spagnolo Critelli che guadagna qualche metro, Nasca in quinta piazza che prova ad approfittarne attendendo lo sviluppo degli eventi e di questa bagarre, prova ad approfittarne. Giro corrente il prossimo giro massimo a passare qua.
Francesco Azzori, staccata di curva 9, Azzori all'interno e si porta il comando. Francesco Azzori, gran bella manovra, grande inizio di gara da parte di Azzori, che è riuscito a guadagnare ben 3 posizioni nel corso di questo primo inizio di gara. Si chiude il secondo passaggio con Azzori al comando, come dire, secondo. Finalmente vivo, sì. Bene, adesso devo solo tentare di andare via. Non sarà semplice. Vediamo un po', ci mettiamo qui. Cavolo, con la scia, maledetta scia. Bene, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Questa maledettissima safety car, ahimè, ha spento le luci soltanto l'ultima curva prima della pit lane. È stata una cosa tragica, io ho sbagliato a non mantenere in temperatura le gomme e mi sono ritrovato praticamente con la safety car che rientrava e io non avevo scaldato le gomme, quindi ne ho pagato le conseguenze. Comando, seconda piazza per Azzori, che adesso è molto molto vicino al pilota che gestisce la leadership della gara. Di
modi la ripartenza con Azzori alle sue spalle, che ha provato a farsi vedere, ma naturalmente mancano ancora 5 giri abbondanti per poterci gustare quelle che saranno le emozioni di questa gara 2 del Predators Challenge. Però buona questa ripartenza di Palumieri e Azzori, e Critelli che ci sembra decisamente più in difficoltà, tant'è vero che Machado adesso lo sta puntando con grande decisione. Sì, la vettura bianca dello spagnolo sta decisamente mettendo a frutto l'impegno e soprattutto la passione che lo contraddistingue, ma attenzione perché qui in fondo alla staccata potrebbe tentare l'attacco come ha fatto nel giro precedente nei confronti di Critelli, attacco che viene in questo momento ma gli chiude prontamente la porta in faccia Azzori. Però non è finita perché adesso c'è un incrocio di traiettorie, vediamo se riuscisse ad uscire abbastanza bene dal tornantino qui in curva 1 potrebbe addirittura tentare un attacco che sembra non avvenire pur esatto. una grande prestazione quella dello spagnolo, che sta decisamente facendo la differenza. Vediamo se adesso dovesse uscire abbastanza vicino potrebbe tentare di nuovo l'attacco in fondo al dritto, a meno che Azzori non ripeta le staccate fatte precedentemente, che ha staccato talmente forte che ha spostato di un metro in avanti l'asfalto. Eh sì, è probabile, infatti. Intanto chiederei alla nostra attacco da parte di Van Machado, persa all'interno stavolta e riesce a prendersi la seconda posizione, tenta l'incrocio di traiettorie Azzori, vediamo con Machado persa di traverso ed è riuscito questa volta nel proprio intento. Lasciamo festeggiare un attimo prima di farlo parlare ai nostri microfoni. Ok, apprestiamoci ad andare al terzo classificato. Bene, complimenti per la terza posizione e parlaci un po' della tua gara. Grazie mille, per un attimo ho sperato di poterla battere con Stefano, ce l'ho messa tutta, però purtroppo avevamo qualche problema con la macchina che è venuto fuori dopo. Inizialmente la macchina sembrava andasse bene, invece non so che cosa sia successo con l'aumentare della pressione delle gomme, purtroppo andava via dove voleva lei. Ce l'abbiamo messa tutta e super soddisfatto del risultato. Assolutamente, congratulazioni anche per tutti i sorpassi che ti hanno portato al terzo gradino del podio. Congratulazioni. Bene, vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Il video è finito, vuol dire che vi è piaciuto.
vi ho incuriosito almeno un po'. Vi dico che la prossima settimana saremo finalmente a Varano per la seconda di campionato, quindi prossima settimana avrete i nuovi video. Buona giornata a tutti!